E dunque siamo a pochi minuti dalla partenza di questo quarto raduno e signori, io credo che le immagini supportino quello che io magari voglio dire, ma ce lo facciamo spiegare, un marasma generale, una appartenenza, una voglia di partecipare a questo raduno incredibile. Addirittura abbiamo visto e abbiamo contato equipaggiamenti interregionali, ma qui chi meglio e più di me può spiegarci se non il presidente di Angels of Road, il club che ha organizzato questo raduno, davvero, che almeno prima della partenza mi sembra una cosa inimmaginabile. Nicola De Gennaro. Allora, la prima cosa voglio ringraziare a tutto il club, a tutti i membri del club che abbiamo fatto questo bello percorso, questa bella manifestazione, e speriamo sempre che l'anno prossimo sia un augurio per l'anno prossimo, che sarà molto più bello di quest'anno. Il percorso l'abbiamo fatto soprattutto per tutti i tipi. La cosa importante, quest'anno non c'è problema di trovare qualcuno che si incontra o non si incontra, si esce tranquillamente. Ma poi il percorso lo spiegheremo meglio nei dettagli con il resto dei componenti del club. Qui accanto noi abbiamo un personaggio particolarissimo che tutti gli anni è sempre pronto. Lui si chiama Toto Chef. Toto Chef, perché potete immaginare, è colui che provvede alla nutrizione di tutti quelli che partecipano. Che cosa hai preparato oggi? Perché sappiamo che intanto la gente continua con le iscrizioni, per cui davvero non si riesce ad avere un numero esatto, almeno per il momento, dei partecipanti. Toto Chef, dicevamo, è colui che provvede a far mangiare a tutti questi che partecipano. Sappiamo che avete una tappa obbligata verso le 2, poi anche stasera. Ci puoi spiegare più o meno che cosa succede? Salve, buongiorno a voi ragazzi. In pratica sono, diciamo, tre tappe, tra cui in varie impostazioni ci sto io, che faccio, se si può dire, polpette e melanzane al funghetto al momento. Poi si scende più giù e facciamo salumi vari, fave e quant'altro. Poi nel scendere qua giù di sera ci stanno calamari fritti, zuppette di cozze e fagioli, paccheri alla radiata, ci sta di tutto. Quindi nel mio piccolo, io, questo è il mio modo, insieme agli amici, di fare il raduno. Poi, come a voi. Grazie Toto. Come vedete, ognuno ha un proprio ruolo specifico. Toto Chef sicuramente è quello che è più gradito. Come avete sentito, si articolerà in tre tappe durante questo convegno, questo raduno. Io proprio per questo chiedo un attimo se si può avvicinare, voglio chiamare Michele. Michele è un po' il tattico, è colui che insieme a Nicola ovviamente ha organizzato proprio il percorso. Se brevemente, perché sappiamo che state quasi lì per la partenza, ci puoi spiegare un po' di che natura è fatto questo percorso e soprattutto quali territori tocca, e poi se ci puoi raccontare di questa cosa bellissima che avete deciso, abbiamo visto lì dei lumini votivi, se ci puoi spiegare un po' che cosa significa. Sì, in breve faccio giusto due parole. Il percorso è adatto a tutti i tipi di fuoristrada, dotati di 4 ruote motrici, e quest'anno, diciamo, abbiamo avuto un'affluenza maggiore di prototipi, macchine molto preparate. Il percorso si divide in varianti soft e hard, e per quest'anno, diciamo, per i prototipi è un po' tostarella. Abbracceremo i territori di Baiano, Arciano, il Vavero, vecchi sentieri di Briganti, la Caserma, Mugnano, Montevergine, questi luoghi di Monteforte. E niente, un augurio speciale a tutti i partecipanti. Il fatto dell'acqua longa? Sì, all'acqua longa abbiamo dato un cero votivo a tutti i partecipanti, alle rappresentanze, per onorare le vittime della strage del bus. Ci è sembrato doveroso ed opportuno fare questa puntualizzazione. L'ultimissima battuta la vorrei fare con il vicepresidente, neo eletto tra l'altro, da pochissimo, vicepresidente di questo club che veramente sta dando i punti a tutti. Nessuno qui immaginava una partecipazione tale. Contento ovviamente, no? Contentissimi, e volevo rispondere a una sua prima affermazione. È stato possibile organizzare questo raduno in questo modo, in questa situazione qua, per quanto siamo tutti quanti amici e amanti del fuoristrada. Quindi è una cosa che ci accomuna tutti. E basta.
Sicuramente questa cosa vi fa onore. Nel frattempo, noi essendo la testata ufficiale del raduno quarto, che si chiama Fuoco e Fiamme, che poi tra l'altro sono così lungimiranti, questi ragazzi che mi hanno già detto quello per l'anno prossimo, ma lì si vedrà. Ovviamente si dovrà fare ancora meglio rispetto a quest'anno e non saprei come fate a contenere questa folla enorme. Noi seguiremo tutto il percorso mano a mano, soprattutto nei punti più salienti, e poi ovviamente ci vediamo qua alla sera, al rientro, più o meno intorno alle 20 di sera, per poter fare il saluto finale. A più tardi, grazie. E partiamo alla parte bella della manifestazione, non che non lo sia quando ci sarà la partenza. Qui ci sono tre angioletti, le quali sono adibite alle iscrizioni. Come vedete ci sono delle ragazze con dei fogli. Qui in realtà fanno un po' da punto di raccolta e per le iscrizioni, soprattutto anche per quanto riguarda le vettovaglie, per far mangiare tutti gli equipaggi che vanno in raduno. Per cui adesso facciamo una battuta a testa. Anna Maria, com'è andata quest'anno? Benissimo, grazie. Meglio dell'anno scorso, grazie. Sempre meglio. Una battuta veloce. Federica, e quest'anno rispetto, come diceva Anna Maria, l'anno scorso noti ovviamente un'affluenza maggiore? Sì, sicuramente. Rispetto all'anno scorso c'è stata un'affluenza maggiore. Siamo contenti per questo, vuol dire che ogni anno si migliora sempre di più.